Vitolo neoacquisto del team Ducati. Infostrada partirà al palo insieme a Muggeridge con la Honda Ducata gommata Pirelli, alla rivelazione Carlacci, il pilota della Yamaha che corre nel campionato italiano, anche lui gommato Pirelli. Poi l'altra Ducati di Casoli con il numero 15, seconda fila per il pilota di casa Yamaha Belgarda Meregalli, insieme a Lindom, a Kellner e a Teukert. Eccolo qui il portacolori del team Infostrada, Ruben Xaus. In terza fila il campione del mondo Chambon, insieme al leader del mondiale Jamie Whittam, al pilota che ha visto incendiare la sua Kawasaki Ian McPherson, al numero 14 Coogan. In terza fila sfortunatissimo il pilota di casa, corre con la frattura del dito della mano destra, dito medio della mano destra, Fabrizio Pirovano, al fianco di Zellenberg, Pitt e Yerman. Poi Pier Giorgio Bontempi con la Ducati gommate Pirelli del team De Cecco Racing in quinta fila, insieme a Tortoroglio, Takeishi, Briguet. In sesta fila Riba, Demen, Bulega e Desage. Questa è la situazione. In settima fila Pratichizzo, Malatesta, Migliorati e Iannuzzo, poi Harris, Costes, Arnold e Brignola. Ma siamo pronti per vivere insieme il quarto round del Mondiale 600 dopo una breve pausa pubblicitaria. Rimanete con noi e poi di nuovo dal circuito di Monza. Linea a Roma. Pronto? Si arrivava a un position. Eccoci rientrati sulla griglia di partenza, semaforo rosso, 16 giri, partenza valida, partenza verde Carlacci, la rivelazione è partita abbastanza male, attenzione alla Honda gialla numero 31 di Muggeridge, gommata Pirelli Xaus, ma attenzione Maio Meregalli, il pilota della R6 Yamaha Belgarda, prende niente, attenzione Chambon del gruppetto degli inseguitori con Ian McPherson, c'è stato uno sbandamento nel gruppo, una scivolata con un pilota a terra, cerchiamo di seguire il pilota Yamaha a terra, ma mi sembra purtroppo che ci sia anche Pirovano coinvolto, il monzese che era partito con una frattura è rimasto coinvolto in questa scivolata insieme, ci sembra il numero 29 potrebbe essere Lindom con la Yamaha R6, Lindom e Pirovano alla prima S. Andiamo a seguire il gruppetto con la R6 Belgarda di Maio Meregalli al comando, seguito dal numero 15 Paolo Casoli con il gruppetto degli inseguitori formato da Muggeridge e Carlacci in terza posizione, in quarta posizione il pilota di Frosinone con Chambon che si è già unito al gruppo. Rivediamo le immagini della caduta, botta di Pirovano che finisce nella air fence e va a colpire lo sfortunato Christer Lindholm. Andiamo a vedere il primo passaggio con la R6 Yamaha con Meregalli, no, è stato sopravanzato dal numero 15 Paolo Casoli. Casoli viene sorpassato di nuovo, quindi Meregalli e Casoli, Muggeridge, Carlacci in terza posizione, Carlacci staccata vincente di Maio Meregalli e poi il gruppetto di inseguitori con questa rivelazione Yamaha
del team di San Marino, numero 44 grigia per il vincitore della prima prova del campionato europeo che si è disputata a Vallelunga. Finalmente un nome nuovo in questa categoria, si va alla seconda S con attacco di Gasolio. Vincente passa al comando davanti a Maio Meregalli, in terza posizione sempre Carlacci, davanti al portacolori della Honda Tenkate con Mata, Pirelli, Muggeridge e Chambon, che si è unito al quartetto di testa. In quinta posizione il campione del mondo Stéphan Chambon, secondo nella classifica mondiale, recente vincitore in fuga solitaria della gara di Donington Park. Seguiamo il gruppetto di testa alla staccata della variante Ascari con Gasolio, Carlacci in terza posizione, tre italiani ai primi tre posti, prima di Muggeridge e Chambon, poi Ian McPherson e dietro Kellner, Teuchert numero 4, vincitore della gara giapponese, il portacolori della Yamaha tedesca di Udo Mark. Carlacci all'attacco di Maio Meregalli, il pilota che vive a poche centinaia di metri dall'autodromo di Monza ed è da sempre pilota della Belgarda, che sabato ha festeggiato il ventennale. Siamo pronti per il secondo passaggio, la classifica vede Meregalli con Casoli in seconda posizione, Carlacci ai ferri corti con l'esperto Gasolio che si inserisce in seconda.